esci un po' le mani dalla tasca, ti guardi la croce, vedi la croce, guardala, toccala con le mani, toccala, toccala, non guardare me. Ecco, sta arrivando mamma, guarda mamma, guarda mamma. Ecco, andate, glielo date, parla un pochettino il tuo figlio, aggiustalo un poco, non guardare me. Vai dall'altra parte, dall'altra parte. Dall'altra parte, sì. Aggiustatelo, ecco. Va bene così, guardate me. Siamo nei limiti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Rispondiamo tutti a pagina 2 del foglietto, genitori, i bambini, alle domande che adesso il Padre mio vi farà. Cari ragazzi, che cosa chiedete alla Chiesa? Chiediamo volta alla mensa del Signore. Potete seguire pagina 7. Nel fonte battesimale, pagina 7, si conservano le acque della salvezza. Appena venuti alla luce, foste portati lì perché foste battezzati nel nome del Padre, del Figlio e Spirito Santo, diventando così nuove creature, figli di Dio e membri della comunità cristiana. Qui i vostri genitori fecero per voi delle promesse. Rinunciarono a Satana e alle sue proposte, ed emisero una solenne professione di fede in Gesù Cristo. Ora diventando grandi, la Chiesa vuole che siate voi a manifestare la vostra fede e amore a Gesù, scegliendolo come amico e compagno per tutta la vostra vita. Perciò volete rinnovare voi stessi quelle promesse e quella professione di fede insieme a tutta la comunità? Sì, lo vogliamo. Rinunciate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio? Rinunciamo. Rinunciate alla seduzione del male per non lasciarvi dominare dal peccato? Rinunciamo. Rinunciate al demonio, origine e causa di ogni egoismo e peccato? Rinunciamo. Credete in Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo? Crediamo. Credete in Gesù morto e risorto, e che ora siede glorificato alla destra del Padre ed è presente nel sacramento dell'Eucaristia? Crediamo. Credete nello Spirito Santo, che anima la Chiesa per farla essere una comunità di fratelli e farla camminare verso il Padre? Crediamo. E ora tutti insieme proclamiamo con gioia: questa è la nostra fede. Pane. Questo pane è formato da tanti chicchi di frumento che sono stati macinati, impastati e cotti per diventare il nutrimento dell'uomo. Con le tue parole, o Signore, ti invochiamo. Dacci oggi il pane quotidiano e fa che non manchi sulla mensa di nessuno dei nostri fratelli. Ostie. Su queste ostie il sacerdote dirà: questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Fa, oh Signore, che mangiando questo pane impariamo la grande legge della verità. Per amare bisogna offrirsi in sacrificio. Vino e calice. Ti presentiamo il vino, oh Signore. Il tuo spirito lo farà sangue di Gesù per una nuova ed eterna alleanza con tutti. Gli uomini credono in te. È il libro della tua parola, Signore, è il libro della comunità. Te lo presentiamo perché abbiamo a ricordare che non di solo pane è l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Catechismo.
Questo è il libro di catechismo che abbiamo studiato per conoscerti e amarti. Ti chiediamo di mettere nel nostro cuore tanta fame di te e della tua parola. Libri e quaderni. Ti offriamo i libri e quaderni di scuola. Sono il segno della nostra fatica di quest'anno e dell'impegno a usare i doni che tu ci hai dato. Pallone, ci piace giocare, Signore, come facevi anche tu quando eri ragazzo. Ti presentiamo questo pallone per dirti che anche nel gioco vogliamo crescere insieme con te e come te. Pergamene, ti presentiamo, Signore, queste pergamene con scritti i nostri nomi, perché sull'altare, insieme al tuo corpo e sangue, vogliamo offrire anche tutta la nostra vita. Ti presentiamo questi prodotti che dimostrano il lavoro e la fatica degli artigiani di Ginosa. È un piccolo gesto di amore e di condivisione con gli altri. Aiutaci, Signore, ad essere sempre più buoni e generosi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Donato, per la mamma, il papà, i fratelli. Grazie, Signore, per il dono di tuo figlio Gesù, venuto tra noi per farci tuoi amici.
Grazie perché oggi ci hai radunati attorno alla tua mensa. Ti abbiamo ascoltato, ti abbiamo parlato, abbiamo ricordato come Gesù donò la sua vita per noi. L'abbiamo ricevuto nel nostro cuore. Insegnaci, Signore, a scegliere te ogni giorno, a dirti sì in ogni nostra azione, a seguirti sempre senza paura. Rendici fratelli, tu che ci hai riuniti, e facci testimoniare davanti a tutti di ciò che abbiamo visto e ascoltato, perché insieme con te possiamo costruire un mondo più bello. Amen. Ti benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie. Guardati la croce, vedi la croce, guardate me.